Industria, dati negativi, CISL, aspettative deluse. Tirreno Power, Fly, sviluppi positivi sull'accordo di mobilità. Istruzione, assunzioni, CISL, scuola, governo, non giochi coi numeri. Bentornati a una nuova edizione del nostro telegiornale, che apriamo questa edizione con il dato nuovamente negativo della produzione industriale. Dati che registrano una diminuzione dell'1% su giugno e dell'1,8% nel confronto annuo. Dati sempre, commenta la CISL, che deludono le aspettative di una pur modesta ripresa nel 2014. Ed è positivo invece il confronto sul futuro di Tirreno Power, in particolare per quanto riguarda le condizioni della mobilità volontaria nel gruppo di cui fa parte la centrale di Vado Ligure, mentre sul pasticcio delle immissioni in ruolo il sindacato sottolinea nella scuola che le assunzioni annunciate dal governo non fanno parte del cosiddetto piano Renzi, ma dell'eredità dei governi precedenti. Ma sentiamo subito il commento di Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL, sui dati dell'industria e a seguire le altre notizie in sommario. Gli ultimi dati sulla produzione industriale confermano la mancanza di riprese. C'è un'altalena di dati un po' contraddittoria, nel senso che ci sono alcuni settori che nonostante la crisi continuano a resistere, ad andare bene. Pensiamo il tessile, pensiamo l'elettronica, pensiamo al settore auto, ci sono settori che vanno male, l'energia, il petrolio e tutte le produzioni collegate ai beni di investimento. Ecco perché la nostra richiesta pressante al governo nazionale, all'Europa, di un piano forte finalizzato a rilanciare gli investimenti è necessario, tanto a livello europeo. Guardiamo con interesse a questa proposta Juncker di attivare 300 miliardi per rimettere in moto la crescita. Questo serve in Europa, ma questo serve in maniera forte anche nel nostro paese, perché non c'è ancora uno straccio di investimenti, nonostante i proclami, che possa riguardare la politica industriale, gli interventi per rimettere in moto risorse sul versante delle infrastrutture, dell'edilizia e delle costruzioni. Bisogna convincersi che il rilancio dell'industria italiana e grandi investimenti sul settore manifatturiero sono la condizione centrale, essenziale per rimettere in moto la crescita, lo sviluppo e l'occupazione. La situazione Tirreno Power sta evolvendo in maniera positiva per quanto riguarda l'accordo di mobilità che abbiamo fatto con l'azienda. Sono state più di 116 le persone che hanno aderito volontariamente al piano di esodo incentivato e quindi abbiamo risolto il problema più grande. A fianco a questo problema però c'è il discorso ancora dell'autorizzazione AIA per la centrale di Vado Ligure, dove lì le preoccupazioni e le perplessità rimangono tutte quante, perché da lì nasce il futuro industriale di Tirreno Power. Il ministro dell'Ambiente in persona, l'onorevole Galletti, si è impegnato a risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. Noi aspettiamo fiduciosi che questo avvenga e nel frattempo, ripeto, abbiamo risolto il problema più grande, che era quello degli esuberi occupazionali, a cui abbiamo saputo dare una risposta molto positiva. Queste stabilizzazioni erano già state fatte. Le persone di cui parla il decreto sono già in ruolo nelle scuole, perché questo è un pacchetto di assunzioni lasciato dal precedente governo Letta e dalla ministra Carrozza, che ha fatto un piano triennale di 80.000 posti, di cui 30.000 sono la prima tranche, queste che già abbiamo fatto entro il 31 agosto, quindi non c'era nessuna novità, c'era soltanto e solamente un po' di propaganda, chiamiamola così, che
in questi casi è giusto evitare, perché quando si parla di stabilizzazione del personale, quando da queste decisioni dipendono il futuro e le speranze della gente, bisogna essere molto cauti con i Twitter, perché la scuola è una cosa seria e non si può gestire attraverso i Twitter. Il piano Renzi è ancora sulla carta, è quello che noi diciamo, per ora fa parte del progetto Annunciazione. Poi dovremmo vedere quali atti concreti ci saranno, quale praticabilità ci sarà e se questi provvedimenti saranno accompagnati dalle relative coperture finanziarie, perché trattandosi di stabilizzazioni abbiamo già delle esperienze che ci hanno scottato e ci scottano sull'atteggiamento e comportamento del Ministero dell'Economia rispetto alle coperture. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.